una cosa che non riesco a capire, che faccio veramente fatica di quanto è successo in questi mesi, ci tenevano in casa, si dicevano che fuori rischiavamo di morire. Ora, certo che rischiavamo di morire, ma non rischiamo forse di morire tutti i giorni? Possiamo morire per un incidente domestico, in una camminata come questa, investiti da un'auto. Innumerevoli sono le possibili cause. La morte è come queste cicale in sottofondo. Sono lì, suonano, il frire delle cicale è sempre presente. Ogni tanto ci facciamo l'orecchio, ci focalizziamo e lo sentiamo. Però spesso lo ignoriamo deliberatamente, ma in realtà è sempre lì, anche adesso, calato di intensità, ma c'è sempre. Questa è la morte che l'Occidente ha dimenticato. Non ha dimenticato, diciamo più che altro che ha volutamente rimosso dal suo immaginario. L'occidentale, l'europeo, l'italiano, il romagnolo, gioca a videogiochi in cui uccide sempre, va avanti e spappola, guarda video su YouTube con gente che muore, si gusta un film horror mangiando popcorn dove ci sono morti a destra e manca, e poi gli muore la nonna che conosce magari da 90 anni e ha paura persino di toccarla, di avvicinarsi a lei, di baciarla perché è fredda e gli fa impressione. Questo è il rapporto che ha l'europeo con la morte. Ne è pieno, ma pieno di una morte di plastica, una morte falsa, ma in realtà l'ha completamente rimossa. E sembra quasi far finta che non esista. Guardiamo gli anziani, quella fascia che però già non si definisce più anziana, quei 65enni, 70enni. 75enni sono i nuovi giovani. Vestono sgargianti, vanno in discoteca, prendono voli intercontinentali, prendono il Viagra per avere un rapporto sessuale, quando la natura li ha inibiti da questo, quindi loro con la chimica compensano. E sono eternamente giovani. Ah, ma era un ragazzo, è morto che aveva solo 75 anni, era ancora un ragazzo. Sono convinti di poter vivere per sempre e ignorano completamente l'argomento, fino al momento che non ci sono più. E la considerano una disgrazia, non un ordine naturale delle cose, non l'esito naturale della vita stessa, il cammino stesso verso cui la vita volge, no? No, loro pensano di non morire, fanno finta di non poter morire e a un certo punto muoiono. E cosa sono? Tutti giovani, tutte disgrazie, per cui stiamo chiusi in casa perché potremmo morire. Mi raccomando, non viviamo. La verità è che questa gente è convinta di vivere e allunga la vita il più possibile per poter sempre vivere di più, ma in realtà non sta vivendo, sta semplicemente ammazzando il tempo. E l'aver tolto l'idea di morte dalla società occidentale è l'aver privato la società occidentale della sua stessa essenza. La morte c'è, è sempre presente, è questa cicala, è questo gufo nella notte che ti fissa, come quando camminiamo nella pineta, ogni tanto guardi su e ti rendi conto che ci sono due occhi lucidi che ti scrutano. Ma questo non è un inconveniente, questo semmai è ciò che dà sapore alla vita, perché sapendo che questo percorso transitorio ha una sua fine, dovresti semmai godertelo di più. E invece la ignorano, fanno finta che non esistano e con ogni artificio cercano solo di allungare le loro vite, che non sono vite, si limitano ad uccidere il tempo.